Ciao ragazzi, in questo video vi mostro come correggere la lunghezza delle staffe che magari per sfortuna vi sono arrivate alcune che non sono tutte uguali. Quindi per prima cosa tagliamo le staffe con una mola per il Dremel a circa 4-5 centimetri dal bordo superiore. Io avevo due staffe che erano leggermente più lunghe, di circa 4 decimi, che erano questa e questa qua, che adesso ho montato in maniera alternata così da ridurre gli sforzi sull'aggiunzione. Bene, vediamo ora come fare l'aggiunzione. Allora, sentite? Questo va proprio giù a pressione perfetto. Questo è da 3,2 e lo potete ricavare dalle molette del Dremel. Prendete una moletta magari consumata, non come questa, la rompete e vi tirate fuori l'alberino. Poi questa parte qua va tagliata via. E questo qua è perfetto per le astine. Sentite? Questa è l'asta di riferimento. Uso le punte invece delle viti perché le viti sono a 2,85 mentre, e quindi hanno un po' di gioco dentro la sfera, che ha il foro a 3 preciso, per cui uso direttamente la punta che ho usato per fare il foro. Ho usato un trapano a colonna, fatto la prima, messo il riferimento, messo l'astina, oliato e piano piano fatto il secondo foro, piano in maniera da non rovinare la boccola. Bene, e ora abbiamo il riferimento, qui abbiamo le astine, la colla epossidica e iniziamo a montarle.